Era increscioso il fatto che non si potesse più girare e accedere allo svincolo di Bussi Popoli venendo dalla Valle Peligna e dalla città dell'Aquila. Quindi grazie all'intervento del prefetto di Pescara, all'ANAS che ha realizzato l'opera, finalmente in sicurezza si può svoltare a sinistra. Sembra una banalità, ma realizzare un'opera che di fatto mette in sicurezza un intero svincolo stradale è fondamentale per i nostri territori, per dare anche accesso e risparmiare tempo anche nel movimento delle merci. Circa un anno fa mi sono attivato, ho chiesto al prefetto di convocare un tavolo tra le varie istituzioni insieme ai sindaci del territorio, con Autostrade dei Parchi e ANAS. Alla fine abbiamo delineato il percorso che ci ha portato alla realizzazione di quest'opera. In un tempo in cui si fanno tante promesse abbiamo realizzato un'opera che di fatto era chiesta per la sicurezza dell'intero territorio. Questo risultato è il risultato di, grazie anche al vicepresidente vicario del Consiglio, grazie a ANAS, grazie al prefetto che ha fatto un'opera importantissima di mediazione, grazie anche a Autostrade, che questo è il risultato di quanto più enti o sovracomunali si mettono d'accordo riescono a dialogare e a trovare una soluzione, e questa soluzione non può far che bene all'utenza. Quindi grazie a tutti loro che sono intervenuti, che ci hanno messo la faccia per trovare questa soluzione. Sicuramente la realizzazione di questa rotonda ha consentito di poter evitare per il futuro una serie di problematiche connesse alla viabilità di questo territorio, che meritava un'attenzione particolare, e il prefetto e la prefettura sono stati sempre di prima linea per cercare di risolvere definitivamente la problematica di sicurezza di questo tratto di strada.